Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò dell'ultimo libro che ho appena finito di leggere ed è un thriller, Tutta la verità su Ruth Malone, scritto da Emma Flint. Allora, questa storia nasce dal vero caso di Alice Crimmins, una donna incolpata dell'omicidio dei figli negli anni 60. La storia ovviamente è stata romanzata perché di ciò che era successo realmente al tempo si sa poco o nulla. Però la trovo una storia molto interessante per certi aspetti. Allora, nella storia si parla di Ruth Malone, che è appunto la madre di due bambini, è divorziata e siamo a metà degli anni 60. Appunto, una mattina lei si sveglia, va nella camera dove aveva lasciato i suoi figli e non li trova più. I figli vengono trovati qualche giorno dopo, uccisi, e ovviamente durante tutto il libro si cercherà di capire, chi è l'assassino di questi bambini. Si andrà a sospettare di Ruth, di un sacco di altre persone e ovviamente alla fine si arriverà a capire chi è stato davvero l'assassino. La storia viene ricostruita passo passo anche da un giornalista che segue nella speranza di fare uno scoop questa Ruth. Il problema è che andando avanti il giornalista finirà per innamorarsi di lei. Allora, come storia, come è evidente, non è nulla di eccezionale, nulla di che non abbiamo già visto altre volte. È una storia che comunque si legge in maniera molto fluida, è una storia tranquilla, ecco, nonostante questa tragedia che succede di bambini piccoli, perché hanno mi sembra 4-5 anni. Comunque è un libro che si legge senza quell'ansia, come ad esempio mi era capitato per La verità sul caso Eric Hebert, che dovevo assolutamente andare avanti per riuscire a capire chi era l'assassino. Qui avete sì la voglia di andare avanti per scoprirlo, ma tutto molto in tranquillità. Ecco, quindi magari anche un libro che volete, potete, se vi piace il genere, ovviamente, che vi potete leggere anche sotto l'ombrellone. C'è però un aspetto che mi ha fatto piacere di più questo libro. Diciamo che su una scala da 1 a 5, come stelline, potrei dare a questo libro un 3 stelline. Queste 3 stelline gliele do appunto per questo aspetto molto particolare. Ruth Malone è una donna fuori dal comune per il tempo in cui è ambientata la storia. Siamo nell'America di metà degli anni 60, dove le donne tendenzialmente dovevano annullarsi per diventare l'ombra del marito, dovevano chiudersi in casa, allevare i figli, occuparsi della casa, essere sempre perfette, eccetera, eccetera. Quindi in questo mondo fatto di apparenze, però Ruth non voleva viverci qui. Lei infatti ha divorziato dal marito perché non... lei voleva una vita diversa. Diciamo che nella sua mentalità era molto moderna. Quindi divorzia dal marito e conduce una vita che non è la vita tipica, lo stile di vita tipico delle donne di quel tempo. Quindi si compra sempre vestiti nuovi, in effetti fa questa cosa che lascia un po' a desiderare che appena scoprono che la figlia è stata uccisa, strangolata, va a comprarsi lei un vestito nuovo. Tutti lo sanno, sanno che è una donna che ama bere, sanno che è una donna che ama gli uomini. È una donna che si scopre andando avanti nel libro che non solo va a letto con tanti uomini diversi, ma prende anche dei soldi da loro, quindi diciamo che si prostituisce. La cosa interessante di questa storia non è tanto Ruth, perché è un personaggio che può piacere, ecco. Diciamo, a me è interessante, ecco, come personaggio. Mi è piaciuto andare a scoprire un po' la sua mentalità, il suo modo di vivere, questo punto essere diversa dalle donne del suo tempo. Però la cosa interessante è che la polizia, in generale, tutta la società che ruota intorno a Ruth, tutti finiscono per incolpare lei. Verrà poi arrestata, ovviamente non vi dico come va avanti la storia per non spoilerarvi, però verrà arrestata ed è la vera storia appunto di questa Alice, che era stata arrestata anche lei, appunto per l'assassinio dei figli, senza nessuna prova. Cioè, non è mai, sia nel libro che nella realtà, mai uscita una singola prova che incastrasse Ruth o Alice. Questa è una cosa molto interessante perché appunto si è partiti con questo pregiudizio nei suoi confronti che, essendo una donna diversa dal solito, essendo una donna che non vuole annullarsi nel momento in cui diventa madre, ma vuole essere sia sì, una madre perché lei amava i suoi figli, ma allo stesso tempo essere donna, continuare a
mantenere la propria femminilità, la propria voglia di vivere, non essere rinchiusa per forza in casa, essere vista appunto solo come una fattrice, solo come una madre, questo la società non lo accetta e si vede questa caccia a Ruth, perché non è una caccia all'uomo per capire chi era l'assassino, diventa subito una caccia a Ruth per riuscire a metterla in prigione. Tutti partono con la convinzione che sia stata lei l'assassina dei suoi figli proprio per questo suo modo di vivere sconsiderato e per certi versi anche per oggi e per il tempo soprattutto. Quindi questa secondo me è la parte più interessante di tutto il libro. In sé, ripeto, è una storia che consiglio magari a chi divora tanti thriller, chi è appassionato del genere, magari vuole una lettura che lo intrighi, lo appassioni, ma fino, ecco, a un certo punto, non ve lo vendo come un libro con mio Dio vi tiene col fiato sospeso. Per me non è stato così, magari per voi capiterà. E l'unica cosa non mi è piaciuta, non farò spoiler, però non mi è piaciuto come alla fine si scoprirà chi è l'assassino, perché è stato dato come un qualcosa che alcuni personaggi, diciamo così per non fare spoiler, sapevano già. Non mi è piaciuto come è stato svelato. Ecco, in sé mi ha abbastanza sorpreso come si è il fatto di scoprire chi è stato. Però non mi è piaciuto appunto come è stato svelato. Ecco, poi vabbè, se avete letto il libro fatemi sapere se avete capito cosa voglio dire. E direi che è più o meno concluso. Io vorrei sapere se voi avete letto questa storia, questo romanzo, fatemi sapere cosa ne pensate, se per caso volete fare anche voi degli spoiler sul finale, mi raccomando, scrivete spoiler e lasciate dello spazio qui sotto nei commenti. Io niente, vi aspetto giù nei commenti anche su Instagram perché ne parlo ovviamente tutti i libri che leggo, parlo sempre anche lì nelle storie. Io vi mando un bacione. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale, mi fate un sacco piacere e vi saluto, vi rimando al prossimo video. Ciao!